Ci troviamo all'interno del comune di Bari. Certamente le elezioni sono un po' lontane, quelle amministrative, però si sono già aperte un po' di situazioni che parlano di toto elezioni. La vicenda, infatti, è venuta fuori sulla situazione dell'ex caserma Rossani su Corso Benedetto Croce, ha fortemente posto in luce due personaggi dell'amministrazione barese. Parliamo di Elio Sannicandro, assessore all'urbanistica e allo sport del comune di Bari, e di Antonio De Caro. Elio Sannicandro e Antonio De Caro hanno innescato un po' le classiche previsioni, le classiche scommesse in merito a un eventuale passaggio del testimone da parte di Emiliano all'indomani delle elezioni amministrative. L'ingegnere Sannicandro non ha mai nascosto né smentito la sua volontà e la possibilità di poter prendere in mano l'amministrazione barese. D'altra parte, invece, la sua vicinanza anche al CONI, allo sport e all'urbanistica hanno fatto di lui un personaggio molto in vista sul panorama politico barese, specialmente in merito anche a quello che può essere l'opinione pubblica molto vicina all'ingegner Elio Sannicandro. D'altra parte, l'ingegner De Caro ha un curriculum di tutto rispetto e molto ha fatto negli ultimi mesi per la città di Bari. L'assessore alla mobilità e al traffico dal 2004 al 2009 ha ricevuto la delega delle infrastrutture varie e della loro manutenzione. Dunque il quadro è abbastanza complesso, abbastanza intricato, quindi le scommesse sono aperte. Sicuramente nei prossimi mesi capiremo qualcosa in più in merito alle toto elezioni.